Ragazzi, rieccoci. Voi direte finalmente hai fatto un video, ragazzi. Eh sì, perché non faccio video appunto da una settimana, no, circa da una settimana, perché lo scorso video era centrato sul post partita di Cagliari-Roma che era finita 4-3, ragazzi, quindi una settimana. Ragazzi, purtroppo è un momento, sappiamo, delicato. Il calcio, nel mondo del calcio si sta veramente, come posso dire, sta succedendo l'impossibile e l'impensabile, un casino che veramente non ha uguali. E quindi io non avevo nessun argomento da trattare comunque in un video, quindi scusate la mia assenza, però ragazzi, sinceramente, di cosa si doveva parlare? Calciomercato non ce n'è. Forse potevo fare un video sul coronavirus che farò sicuramente, ragazzi, non vi preoccupate, esprimerò comunque un mio parere appunto su questa malattia, su questo virus che veramente sta sconvolgendo il nostro paese, sta veramente distruggendo tutto, perché con questo sta venendo la fine del mondo. Non bisogna allarmarsi. Però bisogna prendere le ottime precauzioni, le buone precauzioni e bisogna fare tanta attenzione. Oggi, dopo il casino, dopo 75 minuti, ragazzi, è stato poi ufficializzato che questa giornata, quindi di recupero della 26esima, sì, appunto, giornata di Serie A, si recuperava. Si recuperava, ragazzi, quindi il recupero si faceva. Le partite in questione erano alle 12:30 Parma Spal finita 0-1, ragazzi, appunto questo è un video per parlarne. Sono appena finite le altre due partite, quindi altri due recuperi, Milan Genoa e Sampdoria Verona, ragazzi, ora ne parliamo e poi più tardi ci sarà Udinese Fiorentina, meno di comunque eventuali cambiamenti, ragazzi, vediamo un po'. Ho sentito anche che i calciatori andranno in sciopero. Sta succedendo l'impensabile, ragazzi. Stasera c'è il grande big match, però bisogna precisare che queste partite sono a porte chiuse, appunto per il coronavirus, ragazzi. E quindi c'era la grande partita stasera, Juventus-Inter. Allora, parliamo rapidamente di queste partite, ragazzi. Quindi Parma Spal finita per bene 1-0, era previsto l'incontro per le 12:30, è stato fatto alle 13:45, quindi 75 minuti di ritardo, ragazzi, perché Spadafora aveva pensato ad una sospensione del campionato. Io, se secondo me il campionato viene sospeso, ahimè, ragazzi, cosa bisogna fare? Purtroppo, cioè no, purtroppo, la salute viene prima di tutto. E quindi meglio fermare il campionato e poi assegnarlo, non so a chi, vediamo le regole. Dovrebbe vincerlo la Juventus, però non si sa. Però ora pensiamo alla salute comunque dei cittadini, non solo del nord, ma anche qui al sud, perché veramente è un momento difficilissimo. Allora, ragazzi, quindi parliamo di Parma Spalla, la Spalla che vince 1-0, ma una partita veramente schifosissima. Pochissima di emozioni, ragazzi, priva di emozioni, priva di occasioni, un primo tempo veramente brutto, 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 una noia mortale e perciò ne parlo brevemente. Nel secondo tempo invece ho visto più Spal che Parma, sinceramente, e quindi ho visto più Spal che Parma, una Spal che comunque si rende pericolosa parecchie volte con Petagna e il Parma che poca roba, ma nel complesso, ragazzi, la partita è stata poca roba. Decide un calcio di rigore di Petagna 1-0 e 3 punti a casa. La Spal che era data per spacciata in Serie B sta un pochino risalendo con questa vittoria. Tra l'altro la Spal vince quasi soltanto fuori casa, quindi 3 punti importantissimi per la salvezza per la Spal. Poi si vedrà questo campionato cosa si farà, ragazzi. Io parlerò di queste partite di oggi, che c'è stato il recupero e poi comunque sono finite le altre due partite, quindi Sampdoria-Verona, la Sampdoria che vince per ben 2-1 in rimonta contro il Verona. Sinceramente era inaspettato, perché comunque giocando a porte chiuse non ci sono i tifosi. Il Verona che comunque in questo periodo sta
in forma il Verona, che era andato anche in vantaggio per ben 1-0 con autorete di Audero. Poi arriva la doppietta di Quagliarella, uno su calcio di rigore, un'altra sazione, e fa 2-1, quindi tre punti importantissimi sempre per la Sampdoria. Invece, ragazzi, che mi lascia a bocca aperta: tracollo del Milan, crollo del Milan devastante, perde in casa 2-1 con un Genoa che veramente sta risalendo, ma fino a due settimane fa faceva più schifo della merda. Quindi, ragazzi, vedete il calcio com'è: il Genoa che vince 2-1, un Milan che nel primo tempo era partito proprio a bomba, i primi minuti. Poi il calcio è così, ragazzi: attacca, 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 un tiro in porta, ma attacca. Lì comunque il Milan era partito aggressivo, non aveva creato occasioni da gol nei primi minuti, e sto parlando del primo tempo. Il Genoa che va in contropiede e la mette dentro 1-0 con Pandev, ragazzi, che fa 1-0. Poi il Milan che va comunque quasi al gol una volta con Ibrahimovic, quindi un Milan che sfiora anche il gol, possiamo dire, ci ha provato fino alla fine, il gol non è arrivato, un Milan che non è stato cattivo sotto porta assolutamente. E appunto il Genoa con il secondo tiro in porta, che poi si rende più pericoloso ed ne esce fuori, arriva 2-0, quindi il 2-0 di Sanabria. Poi, ragazzi, al 77esimo del secondo tempo, un Milan che ovviamente deve fare deve puntare all'assalto per almeno pareggiare la partita oppure per metterla indietro, in piedi, la mette in piedi al 77esimo, aveva 10 minuti di speranza, la mette, fa gol Ibrahimovic 1-2, però poi alla fine il Milan non ce l'ha fatta, ha fatto comunque, perde 2-1 in casa. Meno male, voglio, meno male, perché almeno prendiamo le distanze un pochino dal Milan, siamo a più 3, quindi il Milan ha 26 partite giocate. Ora dopo ci sarà Udinese-Fiorentina, a meno, ripeto, di eventuali cambiamenti. Stasera c'è il grande big match Juve-Inter, ma sti big match, ragazzi, posso dire che hanno senso sì per la classifica, ma per il periodo che stiamo vivendo non proprio, anche perché non ci sono i tifosi. Il calcio senza tifosi è un'altra storia, ragazzi, veramente un'altra storia. Sappiamo che il tifoso è il 12° uomo in campo. E niente, io credo che non ci sia nulla da aggiungere, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi, un bel commento, se non volete non fare nulla non vi obbligo, vi lascio qua sotto in descrizione il mio canale, il mio profilo Instagram, ragazzi, mi raccomando, sempre e dico sempre Forza Napoli, sempre e dico sempre Juve merda, a dopo.